Hey ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Waze come al solito e bentornati in questo nuovo episodio di FIFA 21 Mobile. Ragazzi, siamo qui in questo nuovo video con un giocatore che sicuramente al 100% non vedevate l'ora che io andassi a fare una bella review come al solito. E di chi stiamo a parlare ragazzi? Di Salah 107, ragazzi. Di Salah 107, che però in questo video verrà provato dal sottoscritto all'overall di 109, cioè a 109 di overall l'ho provato, ragazzi. Vi farò vedere le partite in base al 109 di overall, ma che alla fin fine, ragazzi, parliamo di due overall di distacco, 107 e 109. Non è che ci saranno tutti sti gran cambiamenti, tutte ste gran differenze. Quindi mi raccomando, come al solito, superami 500 mi piace per vedere domani un nuovissimo video e magari oggi una live, se tutto va bene, se riuscirò, e tante belle cosette. E mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Salah, ok? Perché sono veramente curioso di sapere le vostre considerazioni, mi raccomando. Vi ricordo come al solito, codice sconto ACEMIND per avere il 3% di sconto su eneba.com, su giochi come FIFA 22, Call of Duty, Vanguard e tantissimi altri giochi che sono già scontati di per sé nel sito qui sotto in descrizione. Buona visione, ragazzi. Ok ragazzoli, allora io parto subito tutto il video dedicato a Salah, ragazzi, perché allora devo essere sincero, a differenza di un Suarez che mi ha sin da subito colpito per la sua bravura, ragazzi, ma non bravura, ma proprio secondo me il fatto che Suarez, come per l'appunto l'ho detto nel suo video della review che vi invito ad andare a vedere, lo trovate sul canale Easy Lemon Squeezy, il problema è che a parer mio, ragazzi, dato che io soprattutto da Suarez non mi aspettavo niente, appena l'ho provato, boom, ho avuto subito un impatto veramente positivo. Mentre per quanto riguarda Salah, io invece mi aspettavo veramente tanto, ma così tanto che appena l'ho provato mi sono detto proprio questa cosa qua. Ok, mi aspettavo di più. È un errore che io tendo a fare tantissime volte, ragazzi, nonché questo qui di aspettarmi veramente troppo dai giocatori, ma che alla fin fine mi riesce a far capire veramente tanto come sia fatto un giocatore. In che senso? Allora, posso dire tranquillamente che è un bel giocatore, che è bel giocatore. E ormai è già passato sto meme, ma mi piace sempre ridirlo perché è veramente molto, molto simpatica come gaff. Allora, è veramente buono. Ricordo sempre che io l'ho provato a 109 di overall, quindi le clip che voi state vedendo qui in background, ragazzi, sono... riguardano un Salah 109 di overall. Infatti anche nella copertina, nel titolo, metterò Salah 109 oppure Salah 107 portato a 109, perché mi sembra giusto, anzi più che giusto, dirlo, ragazzi. Cos'altro? Allora, ha veramente un dribbling incredibile, ragazzi. Ha veramente un bel dribbling. Per quanto riguarda invece il tiro, allora, lui è mancino, ragazzi. Ma se voi lo andate a provare, vi rendete conto che il tiro di destro è decisamente più forte di quello di sinistro. Magari, ripeto, ragazzi, magari è un'impressione mia. Potrei anche sbagliarmi tranquillamente. Ma è una cosa che io ho provato subito in partita, ragazzi. Cioè, ho subito notato questa cosa qua, che a parer mio, ragazzi, ripeto, a parer mio, il tiro di destro è decisamente più forte del tiro di sinistro. Magari mi sono sbagliato io. Io comunque l'ho utilizzato come per l'appunto utilizzo sempre un certo Lukaku, dato che per l'appunto entrambi sono mancini. Quindi messo a destra Salah. E allora, per quanto riguarda il dribbling, ripeto, bello, dribbla veramente in una maniera incredibile. Poi la cosa figa, ragazzi, è che ha l'elastico come secondo dribbling, quindi al bacio proprio, ragazzi, nel senso che io reputo il dribbling elastico, quindi la mossa agilità elastico, una delle migliori in game, nonché anche una delle mie preferite, ragazzi. E quindi sono veramente molto soddisfatto, ragazzi, ma veramente molto soddisfatto. Ditemi invece voi qui sotto nei commenti
qual è la vostra diciamo abilità preferita, il vostro dribbling preferito di questo FIFA, fatemi sapere. A me sono due, la Ronaldo Chop e l'elastico, se devo essere sincero. Ma più l'elastico, perché l'elastico, ragazzi, ha quella cosa che ti riesce a dribblare, a far dribblare qualsiasi giocatore in una maniera veramente così facile che addirittura la Ronaldo Chop è difficile in confronto. Quindi una cosa veramente molto molto bella. Fatemi sapere questo nei commenti se siete d'accordissimo con me oppure no. Allora, altra cosa, altro tassello fondamentale che volevo parlare di questo Salah. Da quello che ho notato io, ragazzi, io l'ho utilizzato per veramente tante partite. Perché? Perché non sono riuscito a capire che giocatore, di che giocatore si tratti in tutte queste partite, perché cambia ad ogni stracavolo di partite, raga. Cioè lui ad ogni partita è un giocatore diverso. Non lo so, magari è stata un'impressione mia sbagliata. Cioè, raga, fatemi sapere questi argomenti. Ma lui cambia ad ogni cavolo di partita. Sicuramente tantissimi di voi mi faranno la fatidica domanda: Ace, ma qual è il più forte tra Suarez e Salah? Raga, allora, io vi direi a mani basse Salah. Però non lo so, raga, vi giuro, non lo so. Allora, innanzitutto non ho provato Suarez a 109 di overall. Quindi partiamo già da stavolta. Comunque, raga, scusatemi tantissimo se i capelli fanno cagare, ma mi devo andare a fare la doccia brevissimo, quindi mi dispiace. Però, vabbè, piccoli dettagli. Non che vi freghi più di tanto, sinceramente. Però, voi sicuramente la domanda, anche perché me l'avete fatta ieri live inguardabile, perché mi è crashato il gioco, il computer, almeno 4 volte. Quindi, quando una giornata è no, è no, ma piccoli dettagli. Allora, se devo essere sincero, sono due giocatori completamente diversi. Quindi, numero uno, sono due giocatori completamente diversi. Uno è destrorso, l'altro è mancino. Quindi già il confronto, a parere mio, non se va. Perché uno va a destra e uno va a sinistra. Però voi mi direte sicuramente: Ace, ma chi, per chi ha solo un attaccante, come deve fare? Lì scegliete voi in base a come vi trovate voi. Magari c'è chi in attacco si trova meglio con quello che è mancino, magari si trova meglio con uno che è destrorso, magari non si trova bene né con uno né con l'altro, magari si trova bene con gli ambidestri, e sinceramente non lo so manco io. Però io, se dovessi scegliere tra l'uno e l'altro, sceglierei Salah. Perché? Vi spiego anche perché. Perché Salah è un misto tra velocità, dribbling, reattività e tiro. Ah, poi l'altra cosa che volevo dirvi, ragazzi, sul tiro a giro, Salah è una fucking bestia. Cioè, ragazzi, provate, se lo sbloccherete, provate a fare i tiri a giro con Salah e rimarrete così soddisfatti che, ragazzi, veramente rimarrete super 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 soddisfatti. Infatti l'unica pecca di Salah, se devo trovarla, ragazzi, è il tiro. Il tiro a volte mi sembra potente, a volte non mi sembra potente, a volte comunque nel frattempo, a volte non mi sembra potente, a volte sembra che tiri più forte col destro, a volte sembra che tira più forte col sinistro. Raga, non lo so manco io come è fatto sto giocatore, e vi giuro, raga, l'ho provato veramente in tantissime partite. L'ho provato nell'amichevole Lega versus, cioè nell'amichevole della Lega, l'ho provato in versa attacco non classificata, l'ho provato in versa attacco classificata, l'ho provato andando contro gen veramente molto alti, quindi contro 190 e tante belle cose. Raga, cambia ad ogni partita. Cambia veramente ad ogni partita, ragazzi. È una cosa incredibile. Quindi la cosa che voi, vabbè, voi mi chiederete: vabbè, tracciando che comunque lui non è free to play, quindi partiamo dal fatto che per essere un giocatore che non è free to play, quindi che non è gratis, secondo me non ne vale la pena. Però poi, se siete in un caso come il mio, che avete un po' di gemme, perché non so se lo sapete, ma Salah è free to play se avete 18.000 gemme, 18.000 gemme e 750, se andiamo proprio sul preciso, ragazzi. Ma se andate a sculare 5 volte i 100 gettoni mosaico dal pacchetto quello che vi dà 10 giorni, 10 gettoni giornalieri, ragazzi, scusatemi, non mi viene il nome, e ovviamente finite sempre in top 10% nelle classifiche, nella partita, nel match day, ragazzi, allora lì riuscite anche a prenderlo con 12.000 gemme e 500, ok? Se no, non è per niente fattibile, se non dovete ovviamente utilizzare i soldi, dovete shoppare e tante belle cose, mi raccomando. Io per appunto riuscirò ad avere 18.000 gemme e quindi lo potrò sbloccare gratis, ovviamente se tutto andrà bene, perché bisogna vedere queste classificate come stanno andando, perché non è che mi stanno andando tantissimo bene, poi si pensa.
Fatto sta che Ace bocciato, promosso, lo metterà in squadra, promosso, per me super promosso, anche perché devo essere sincero che mettere in campo i due attaccanti che hanno dato in questo evento, tra cui Suarez e Salah, a me converrà tantissimo, perché potrò vendere Ronaldo, che è un 104 e sta sui 65 milioni, quindi davvero tanta roba, e potrò ovviamente utilizzare l'XP di Lukaku per magari l'attaccante stesso, oppure portarlo in centrocampo e magari allenare un certo Gullit e già portarlo al massimo, perché ragazzi è veramente tanta tanta roba, e poi mi permetterebbe di avere gen molto più alti, anche perché ve l'ho già detto, Gullit è quello che ha il gen più basso in squadra, quindi mi permetterebbe di portarmi su con i giocatori più che altro, ma non so se farlo, devo essere sincero, non so se farlo. Quindi sì, per me è promosso, va benissimo, è un bel giocatore e oggi mi sa che lo vado a provare anche in live per fare vedere un po' di che giocatore stiamo parlando. Ok ragazzi, che dirvi? Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, superiamo i 500 mi piace per vedere domani un nuovissimo video. Vi ricordo, questo è in descrizione, sempre enema.com. E se utilizzate il codice sconto AceMind in maiuscolo avete il 3% su giochi già scontati. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdervi nessun video. Mi raccomando, rimanete attivi sul canale perché oggi potrebbe esserci una bellissima live, senza crash ovviamente, o almeno si spera. E seguitemi su Instagram e su Telegram, qui sotto in descrizione tutti i link. E che dirvi ragazzi, fatti bravi, fatti buoni. Ciao ragazzi, ciao!